Si sono radunati questa mattina al Palacosta gli uomini agli ordini di Coach Babini, che quest'anno affronteranno nuovamente l'avventura nella massima serie del campionato di pallavolo dopo la rinuncia di Monza. Marcia di avvicinamento al campionato, noi come sempre preferiamo iniziare la nostra preparazione un pochino prima rispetto alle altre squadre perché intanto così c'è un po' di unione di gruppo che si va a creare subito e un po' perché essendo finito in aprile il campionato scorso ci sono molti mesi di inattività da parte di molti giocatori che quindi anche dal punto di vista fisiologico devono cercare di trovare un pochino di forma per poi iniziare veramente ad allenarci seriamente intorno al 20 di agosto. Queste 2 settimane saranno appunto preparatorie, soprattutto dal punto di vista fisico, per cercare di evitare quelli che sono i piccoli infortuni da sovraccarico. Che di solito capitano nelle altre squadre perché quando si parte a sprombattuto a volte si incappa in questi piccoli contrattempi. Quindi noi iniziamo prima un po' soft per cercare di trovare una condizione ottimale subito dal primo impegno che sarà il 7 di ottobre. Prima del 7 di ottobre ci saranno delle amichevoli. Sicuramente sì, adesso non abbiamo ancora pianificato né programmato, però sicuramente qualche amichevole si farà. Squadre ancora tutte da definire perché tutte sono in questo momento in fase cantieristica, quindi stanno programmando la loro stagione al meglio e noi siamo una di quelle. L'anno scorso c'è stato un grande sostegno del pubblico, nonostante la classifica. Quest'anno cosa si sente di dire ai tifosi? Io mi sento di dire che se l'anno scorso, vedendoci soffrire e uscire sconfitti spesso e volentieri, sia al Pala de André che fuori casa, ci hanno sostenuto, quest'anno speriamo di regalargli qualche gioia in più, vincendo sicuramente qualche partita in più. Adesso 4 partite nell'arco di un campionato sono veramente poche. E non mi sento di far né proclami né promesse, però il nostro obiettivo principale sarà quello di tenere il più possibile inviolato il Pala de André. Poi è logico che qualcuna delle squadre big ci batterà, però perlomeno questo obiettivo qui ce lo mettiamo in testa tutti. Al Pala de André chi vorrà vincere dovrà sudare veramente le 7 camicie. Ecco, l'anno scorso è stato un po' il rodaggio nella massima serie, avete pagato un po' di inesperienza, quest'anno vi siete molto rinforzati da questo punto di vista. Ma ci siamo rinforzati, abbiamo cercato di rinforzarci, poi dopo i fatti sono sempre quelli che parlano. A me non piace, come ho detto prima, fare tanti proclami e avere tante aspettative. Le squadre, oltre ad avere i singoli che la compongono, sono anche frutto di una chimica. Questa chimica deve essere trovata al più presto e giorno dopo giorno. E dopo, soltanto alla fine del campionato, vedremo se le scelte che abbiamo fatto sono state quelle giuste oppure no. Io mi auguro di sì. Lo staff tecnico quest'anno da chi sarà composto? È invariato, praticamente ci sarà soltanto Stefano Albani che l'anno scorso è venuto, diciamo, a metà stagione con noi, invece sarà operativo già da inizio stagione, sarà un mio collaboratore unitamente a Stefano Pascucci e Daniele Ercolessi, che è il mio preparatore atletico. Federico Lega per Ravenna Web TV.